Nuova bagarre in Consiglio Comunale a Novi Ligure in occasione della seduta di lunedì sera. Nulla appare quindi cambiato rispetto all'assemblea della settimana precedente, nel corso della quale sono emerse divisioni palesi all'interno del gruppo locale della Lega, in seguito alla questione legata al rinnovo della gestione degli impianti sportivi. Una spaccatura che ha portato all'allontanamento dell'ormai ex assessore allo sport Costanzo Cucuru, furente per la decisione del sindaco Giampaolo Cabella. Marco Bertoli, capogruppo del Carroccio, nel corso del suo intervento di 2 sere fa, ha bollato la sua revoca come ignobile e ha poi definito il capogruppo pentastellato Lucia Zippo come stampella della maggioranza. Nonostante i tentativi del consigliere Giacomo Perocchio, segretario cittadino della Lega, di fare da paciere, i malumori sono stati esternati chiaramente anche dai consiglieri e colleghi di partito Cristina Sabbadin e Francesco Bonvini, infuriato in quanto il primo cittadino non ha manifestato solidarietà nei confronti suoi, di Sabbadin e di Bertoli dopo l'esposizione degli striscioni contro di loro fuori dalla sede del partito. Quest'ultimo ha inoltre attaccato diversi rappresentanti del centrodestra come Francesca Chessa, Luisa Baruffa ed Eleonora Gatti. A rincarare la dose ci ha poi pensato nuovamente Bertoli. Perché all'interno della Lega ci sono consiglieri che magari anche giustamente hanno messo al primo posto il partito e altri come Bonvini, la Sabadì e il sottoscritto che mettiamo al primo posto i novesi. Questa è la frattura insanabile. L'assemblea, trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del comune, ha visto anche la presentazione ufficiale dei neoassessori Andrea Sisti, Sport e Cultura, e Maurizio Delfino, Bilancio. E sarà proprio il voto sul bilancio, atteso entro poche settimane, il vero banco di prova per la tenuta della maggioranza.